Campionato finito e scudetto in tasca, ora si pensa alla Champions League. Ma dalle parti della Continassa ovviamente tiene sempre banco il tema riguardante il prossimo calciomercato della Juventus. Non ci sarà molto tempo prima dell'inizio della prossima stagione ed è già arrivato il momento di accelerare per alcune piste che si stanno facendo sempre più bollenti. In particolare, in queste ore è arrivata una grossa notizia. Sul tavolo delle trattative sarebbe già pronta una super offerta, ecco tutti i dettagli. Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, Fabio Parati ci starebbe facendo davvero sul serio per Nicolò Zaniolo, uno dei più grandi obiettivi di mercato della Juventus. E adesso spuntano ulteriori dettagli riguardo l'affondo che il CFO bianconero starebbe pianificando per riuscire a portare il gioiello della Roma a Torino. L'indiscrezione è stata riportata da Sport Mediaset. La Juve avrebbe pronta una super offerta da proporre ai giallorossi che consisterebbe in una base cash più due giocatori. Il club campione d'Italia ha offerto Bernardeschi alla Roma. In più la Juve aggiungerebbe il cartellino di Romero, difensore centrale argentino in prestito al Genoa, che potrebbe risolvere il problema dell'eventuale rinuncia a Smalling, si legge su sportmediaset.it, che poi conclude, considerando, comunque, che la valutazione di Zaniolo si aggira sui 60 milioni, è chiaro che la Juventus dovrà aggiungere un conguaglio ai due giocatori. Ma avrebbe l'occasione di abbassare notevolmente la cifra cash da versare ai giallorossi. Insomma, l'assalto a Zaniolo sarebbe stato già pianificato. Ora Parati ci sarebbe pronto a passare dalle idee ai fatti.